Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi voglio parlarvi di Lenovo P2. Si tratta di un telefono che si posiziona per prezzo nella fascia media, ma che in realtà si comporta quasi come un top di gamma. Grazie Erika, sei stata molto brava. Salutiamo il cane dei vicini che abbaia. Stato un piacere. Ciao Luigi. Prima di andarlo a vedere più da vicino, ecco le specifiche tecniche. Lenovo P2 ha un display AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD e sfrutta un processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 625, accompagnato da 4 GB di RAM, una GPU Adreno 506 e da 32 GB di memoria interna. Nel caso lo spazio di archiviazione non dovesse bastarvi, potete espanderlo tramite microSD, sacrificando però la seconda SIM. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel con doppio flash LED, mentre quella anteriore è da 5 megapixel. Immancabili poi il sensore per la lettura delle impronte digitali, l'NFC, il Bluetooth 4.1 e il supporto alle reti LTE. Il sistema operativo è Android nella versione 6.0.1, mentre la batteria è da ben 5100 mAh. Eccolo qua il nostro Lenovo P2. Come potete vedere, il design non è particolarmente ricercato, cioè non c'è niente di particolarmente nuovo. In compenso abbiamo la scocca che è in metallo, a parte queste due parti che sono in plastica. Sì, si sente il metallo. Volevo verificare con le mie mani. Sul lato destro troviamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Invece sotto abbiamo i due speaker e l'ingresso, purtroppamente, micro USB. Il lato sinistro ospita il carrellino, come piace a Fiona, che permette di inserire due SIM o in alternativa una SIM e una micro SD per espandere la memoria. Trovate anche questo insolito tasto che non avete probabilmente mai visto in altri telefoni, che attiva il risparmio energetico. Se lo attivate, il telefono si riduce a questo, la batteria vi dice che dura 45 ore. Avete soltanto le funzioni base, quindi il telefono, i contatti, gli SMS, il calendario, potete aggiungerne delle altre qui, ma avete solo cose molto basiche. È praticamente inutilizzabile! Esatto, non è più uno smartphone, somiglia più a un feature phone, però la batteria aumenta tantissimo di durata. L'unica cosa che non mi è piaciuta particolarmente del tasto per il risparmio energetico è che non può essere personalizzato, quindi potete usarlo soltanto per quello. Sulla parte superiore trovate invece il fantastico jack per le cuffie e qui invece il microfono. Sulla parte frontale trovate anche il lettore delle impronte. Scusa, devi rifarla. Sei una persona brutta. Sulla parte anteriore troviamo anche un LED di notifica che è posto qui e che non lo vedrete adesso, non lo vedete adesso, non lo vedrete neanche mai perché purtroppo non è particolarmente visibile. E il lettore di impronte. Il lettore di impronte funge anche da tasto home, peccato che adesso si è sbloccato subito, ma ogni tanto non va così bene, diciamo. Lenovo P2 usa la Vibe UI di Lenovo, che come vedete non è particolarmente invasiva, sostanzialmente è identico ad Android stock più o meno. Cosa cambia? Avete la possibilità di decidere se usare o meno il drawer. Qui avete invece ad esempio i temi, quindi se volete personalizzarlo potete farlo tranquillamente da qui. Avete la possibilità anche di personalizzare tutti questi toggle, brava. Se andate nelle impostazioni trovate tra i menu, adesso lo troviamo, gestione ambiente protetto, che vi permette di creare un altro ambiente dove ad esempio tenere tutte le vostre cose di lavoro per proteggerle al meglio. E potete, segreti! Esatto, e potete switchare da un ambiente all'altro. L'ultima cosa è la possibilità di attivare il doppio tap, che ogni tanto funziona, ogni tanto no, dovete insistere particolarmente, dovete essere un po' violenti. Se siete delicati non è detto che ve lo prenda. Doppio tap! Ciao! Veniamo ora alla fotocamera, che quella posteriore è da 13 megapixel, questo è il doppio flash LED, anteriore invece è questa qua ed è da 5 megapixel. Come fa le foto?
Allora, questa ad esempio è una foto che ho fatto a Barcellona mentre stavo andando all'alba a un evento, quindi alla strada non c'era nessuno perché era alla strada non c'era nessuno. Mattina, ve la fa vedere Fiona con grande abilità. La foto devo dire che in linea di massima non è male. Quando la luminosità è abbastanza buona le foto sono altrettanto buone. Abbiamo un piccolo problema di bruciazione qua. Esatto. Quando invece le foto sono fatte al buio, cioè, o comunque in condizioni di scarsa luminosità, diciamo che non sono, questa foto è bellissima, non sono super eccellenti. Una cosa che vi colpisce, sì, quando aprite la fotocamera, cosa che andremo a fare se Fiona mi ridà, scusa, è questo simbolino qua che potete attivare. Allora, okay. Accensione a quattro mani con meraviglia. Inception. Sì, scusa. Questo simbolino è la modalità smart, si chiama. Praticamente il telefono capisce da solo che cosa state fotografando e adatta l'esposizione, il bilanciamento dei colori. Su, puff! Scatta una foto. Adesso non so perché dice che è gourmet Jigglypuff, ma questa funziona così, di solito funziona abbastanza bene, ogni tanto non riconosce benissimo la scena. Vediamo gourmet il Jiggly Gourmet. Vai. Sì, i colori sono un po' spatasciati, un po' così. Non è male, tenete conto che lo smartphone è quello che è, cioè nel senso è uno smartphone da 339 euro e il suo miglior pregio non è di certo la fotocamera. Ma è la batteria, esattamente. Avete anche altre modalità, cliccando qua, che sono pro se siete molto bravi, ma non è il mio caso e quindi niente. Panorama se volete fare i panorami, paesaggio notturno, continuo a dire passaggio notturno. Passaggio? Chissà cosa. L'HDR artistico, perché non c'è l'HDR, quindi usa questa modalità per simulare l'HDR. Il movimento rapido, che in realtà è il time lapse, e il rallentatore, che è lo slow motion. Veniamo ora ai pro e contro di questo telefono. La cosa più eclatante, quella che mi è piaciuta di più, che mi ha detto no, questo telefono lo rubo, non lo ridò più indietro, è la batteria. La batteria da 5100 mAh dura veramente un sacco. Calcolate che con un uso medio dura più o meno 3 giorni, un uso medio delle Princess tra le altre cose. Invece in fiera mi è durato tranquillamente una giornata, sono arrivata a fine giornata dopo aver registrato delle interviste, fatto delle foto, dei video, mille chiamate, dove sei, dove stai, usato l'applicazione del Mobile World Congress. Che consuma un sacco di batteria in modo... E comunque arrivavo a fine giornata col 40%, lo caricavo soltanto perché sapevo che la giornata dopo era altrettanto impegnativa, altrimenti non l'avrei nemmeno ricaricato. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il corpo in metallo che lo rende super resistente e tra le altre cose non vi dà quella sensazione di telefono di fascia bassa, non è per niente cheap, anzi i materiali sono assolutamente di pregio. Altra cosa che mi ha colpito sono le prestazioni. Colpito. Io vado via, no, non li voglio più fare questi video con Fiona. Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito sono le prestazioni. Il telefono non ha nulla da invidiare, secondo me, ai top di gamma. Non si rallenta mai, non ha nessun problema, non si blocca, non ha nessun ritardo. Ci posso giocare, vedere i video, usare Netflix, posso fare qualsiasi cosa, aprire 1800 applicazioni, cosa che succede tipo sempre, e lui non si rallenta mai. Ultimo pro di questo telefono è assolutamente il display Super AMOLED. Oltre a essere da 5.5 pollici, quindi vedete benissimo, non avete grandi problemi, è super luminoso, si comporta bene anche alla luce del sole, il sensore di luminosità poi è particolarmente figo, nel senso che non ho mai dovuto regolarlo manualmente, a parte adesso solo per farvi vedere quanto è bello. Veniamo invece alle cose che mi sono piaciute un po' di meno. In primis troviamo il lettore di impronte. Non so se le mie impronte sono strane, se Fiona me le ha bruciate durante la notte per evitare il riconoscimento del cadavere quando mi ucciderà. Esagerata. Fatto sta che quando cerco di sbloccare il telefono col lettore di impronte, una volta su 10 la cosa non va a buon fine. E quindi io insisto, cambio dito finché non funziona. Alla fine mi arrendo, di solito metto il codice per velocizzare il tutto. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così è il LED di notifica, che non vedrete mai e che non vedo mai neanch'io, questo è il problema. Non è particolarmente visibile, quindi metà delle volte è un po' inutile, non vi accorgete che vi è arrivato qualcosa, dovete per forza sbloccare il telefono. Ultima cosa che
un po' me, anche se Fiona continua a dire che è una fissa mia perché alla gente normale non gli interessa, forse è vero, è la mancanza del connettore Type-C. A me piace il Type-C perché non devo preoccuparmi del verso giusto o verso sbagliato, sono una persona semplice con delle esigenze semplici, e quindi questa cosa che manchi il Type-C, come in tutti i telefoni in cui è assente, mi dà un po' fastidio, però non è in verità un grande contro, insomma. Tra i pro ce n'è uno che non ho ancora menzionato, che secondo me è il prezzo. Questo Lenovo P2 costa 339 euro di listino, ma lo trovate già qualcosina di meno, e per quello che offre è veramente un affare. La batteria vi dura veramente veramente un sacco, il telefono regge qualsiasi tipo di utilizzo, quindi anche se siete soliti usarlo tantissimo non vi darà problemi. Ha anche la doppia SIM, quindi questo significa che potete usarlo per la vostra vita privata. Privata? Privata, per la vostra vita privata e per il lavoro. Stavamo dicendo, potete usarlo per la vostra vita privata e per il lavoro, e lui reggerà il doppio utilizzo senza nessun tipo di problema. Insomma, se cercate qualcosa che duri all'infinito, Lenovo P2 fa assolutamente al caso vostro e anche al caso mio, amici di Lenovo, io lo tengo, non lo vedrete mai più. In ostaggio. Per questo video direi che è tutto, se avete delle domande le potete fare a me, tanto Fiona non mi risponde perché è una brutta persona. Sono assolutamente a vostra disposizione, ricordatevi di guardare gli altri video consigliati, immagino da questa parte, che non so se è la vostra destra o la vostra sinistra, è la mia destra, quindi è la vostra sinistra, era facile. Brava. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di pollicioni in su, non quelli in giù che come al solito non ci piacciono, e Fiora viene a casa a picchiarvi se poi li lasciate. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!